diretta. Allora amici, siamo al Brozzu. È fisio, doveva fare degli esami importanti e invece siamo 4 ore qua, non c'è stato niente da fare, senza mascherina e tampone non gli fanno fare gli esami, anche se è invalido al 100%, anche se sono esami importanti. Abbiamo parlato con i carabinieri, è sceso l'avvocato del Bruzzo, non ha voluto parlare con noi, insomma non c'è niente da fare. Per loro una persona può star male, può anche morire, che non gliene importa nulla. Senza tampone e mascherina non gli fanno le visite. Tra l'altro, se non sbaglio, la mascherina non era mai stata obbligatoria per i disabili e gli accompagnatori, mai, mai stata obbligatoria. In più hanno tirato fuori una disposizione che non è di legge, una disposizione qui dell'ospedale che è assolutamente invalida. E quindi adesso vedremo come comportarci. Sono direttive che non hanno nessuna... Con l'aiuto di tutti i nostri associati, con l'aiuto del Comitato Fortitudo e di tutti quelli che ci vorranno supportare. Qui c'è da fare una battaglia vera e propria, perché non è possibile continuare a essere vessati in questo modo. Cosa vuoi dire, Fisio? Non è possibile. No, non è possibile. Quando ti hanno chiesto se volevi mettere la mascherina, gli hai detto di no, cosa no, fa? No. È impazzita la tipa. Sì. Ha detto, io sono Virginia Boy, di Surgus Donigala, e da passare sul mio cadavere. Cosa che ha detto? Non puoi dire, io non so. Poi non ho capito una cosa. Questi non fanno i tamponi, questi sanitari non li fanno e vogliono che li facciano i pazienti. Che senso ha? E hanno detto che erano tutti tamponati. Sì, hanno detto che li fanno ogni 5 giorni, hanno detto, ma dovrebbero farli, visto che ci credono, io glielo farei fare 3 volte al giorno, prima e dopo i pasti, visto che ci credono, perché hai visto, e glieli faremo fare tutti. Bene, adesso vediamo un po' cosa fare, la cosa è grave. Daniela si è battuta come una leonessa, però allora, non c'è stato niente. Certo, perché davanti all'incompetenza, davanti alla malafede, perché qui si tratta di malafede alla fine, perché allora la direzione sanitaria o l'avvocato avrebbero dovuto venire e parlare col diretto interessato, perché gli stanno impedendo di farsi una visita molto importante ed è la seconda volta che viene, ok? Quindi come minimo avrebbero dovuto mettere per iscritto, ma non hanno il coraggio perché sono dei codardi e non riescono a mettere per iscritto un documento, quindi dire guardate, secondo questa legge il signore Floris non può entrare a fare la visita. Siccome non hanno il coraggio di farlo e quindi questo sta denotando appunto la loro malafede, allora non si sono neanche presentati, non hanno parlato neanche con il signor Floris, non hanno provato neanche a parlarci, ok? Questo è l'avvocato e la direzione sanitaria, perché è sceso giù anche l'avvocato, non ha voluto neanche parlare con noi, quindi si è trincerato dietro la figura dei poliziotti che ti hanno fatto da portavoce, ma quando mai? Ma non esiste che i poliziotti, che i carabinieri vengano e facciano da portavoce ad un avvocato di una direzione sanitaria. È veramente assurdo. E qui siamo al Brozzu, ok? Blocco 7, oggi è 28 dicembre 2023 e siamo ancora in una situazione assurda in cui impongono proprio con le minacce, perché questo è violenza privata, abuso d'ufficio e quant'altro, quindi ci sono tutti gli estremi penali, e stanno imponendo omissioni di soccorso, stanno imponendo un trattamento sanitario obbligatorio, perché non c'è nulla di obbligatorio, perché anche la circolare Schillaci non inasprisce nessuna norma già esistente. Dice addirittura sarebbe opportuno e consigliato, ma opportuno e consigliato non sono obbligatori, quindi ci devono dire se è obbligatorio, ma se obbligatorio è un TSO e allora deve prendere altre vie, non che una dottoressa viene e gli dice vuoi fare il tampone, allora non può farsi la visita, mi dispiace non può entrare in questo reparto, ma non esiste proprio. E il problema è, sono le forze dell'ordine che ancora non hanno recepito nessuna legge, ci vengono a dire ma noi non conosciamo leggi, sono quattro anni che girano sguinzagliati a mettere multe, questo specialmente all'inizio, seguendo delle leggi che erano inesistenti, e adesso dopo 4 anni ci vengono a dire che non conoscono le leggi. Ma questa è la nostra situazione. E qui non hanno preso preso atto né di quello che è stato detto dall'avvocato, cioè ci sono venuti a parola a dirci l'avvocato o si fa il tampone o non entra. Ma questo modo di relazionarsi con un paziente, ma non esiste. Siamo veramente, abbiamo tutti colpa se continuiamo ad accettare una situazione del genere.
tutti siamo colpevoli. Se continuiamo a tacere e a dire va bene, però facciamoci un tampone, dai, adesso lo faccio e poi faccio la denuncia. Non è così, non è così, perché c'è gente che c'è morta. Forse non ci ricordiamo di questa cosa qua. C'è gente che ci muore per secondo queste leggi, secondo questi medici, perché sono medici questi. E io glielo toglierei il titolo di medico. Ma non esiste proprio, ma non esiste. Quindi per adesso è così, ragazzi, e vediamo come procedere adesso. Grazie a tutti. Fate girare questo video, siamo a Cagliari, all'ospedale Brozzo. C'è a Carboni addirittura, adesso avevo avuto un'informazione di una persona che c'è una 78enne che è praticamente sequestrata all'interno di una struttura, non può vedere i parenti, non può vedere nessuno. Ma dove siamo arrivati? Sono dei carceri, allora ditecelo, se un ospedale è un carcere, ce lo dovete dire, ce lo devono dichiarare, ma lo devono dichiarare. Perché non è possibile così. No, infatti mi fanno incazzare proprio, perché la gente veramente non ha neanche un briciolo né di umanità, perché qua si parla di umanità, ma un minimo di umanità, e poi di razionalità. Non c'è niente, non c'è legalità, non c'è razionalità, non c'è logica, non c'è nulla, e la cosa importante è non c'è umanità. E non si può accettare una cosa del genere. Siamo veramente messi male, ragazzi. Quindi o questi capiscono che hanno vita difficile con noi, o se no ciao. Vi aggiorniamo presto. Ciao a tutti.